Allora, riprendiamo i lavori di questa giornata così densa, così ricca, così eterogenea, con l'intervento della professoressa Guido Boni di Bologna. Io ho conosciuto la professoressa Guido Boni in una circostanza di cui ho un ricordo molto vivo, perché all'indomani praticamente del terremoto di Assisi del 1997, la scuola, allora nelle persone di Enrico Castelnuovo e di Paola Barocchi, decise di organizzare nella sede di Cortona un incontro per confrontare esperienze di persone e con responsabilità molto diverse, persone anche con responsabilità politiche, rappresentanti della soprintendenza, studiosi appunto della storia sismica e naturalmente storici dell'arte, preposti alla tutela, restauratori, sul problema appunto del patrimonio culturale di fronte all'emergenza sismica. E fu allora appunto che Manuela Guido Boni dette una presentazione del progetto che appunto oggi ho pensato fosse molto opportuno invitarla a ripresentare, cioè la banca dati del catalogo dei forti terremoti in Italia dal mondo antico al XX secolo, che esaminerà appunto nella sua pertinenza ai beni culturali. Più volte Manuela mi ha detto che non sapeva se in un consesso come questo sarebbe stata fuori tema. Io credo che assolutamente non lo sia, perché credo che questi nostri lavori di documentazione e che servono a conservare debbano avere anche una ricaduta su tutto quello che riguarda la consapevolezza della tutela. Credo che da questo punto di vista possiamo imparare molte cose rispetto all'informazione spesso molto distorta che abbiamo attraverso i media su questi problemi. Quindi le do la parola molto volentieri e la ringrazio di aver accettato l'invito. Sono molto onorata di essere stata invitata a questo incontro, quindi ringrazio moltissimo gli organizzatori, in particolare Monica Donato, e ringrazio anche per questo ricordo di un evento ormai lontano, perché tendiamo tutti a dimenticare i terremoti. Sappiamo che i tempi di smemorizzazione nella società italiana sono sui 3-4 anni. Questa banca dati, va bene? Sono Quindi io infatti chiedo scusa perché questa banca dati è una banca dati che si occupa intanto di beni culturali ma di beni immobili, quindi del patrimonio architettonico inteso sia come monumenti sia come centri storici. E, che dire, questa banca dati è nata nel 1983, quindi rappresenta da questo punto di vista la ricerca storica più lunga condotta in Italia su un tema con unità di metodo. Quindi abbiamo passato diverse generazioni di banche dati, non abbiamo mai perso un dato e devo dire con orgoglio perché ho lavorato con colleghi informatici molto bravi ed è una ricerca che si è caratterizzata da subito come una ricerca multidisciplinare. Anche per questo è stata fatta fuori dall'università che non riusciva a recepire queste competenze diverse, queste strutture nuove che stavano allora nascendo. Beh, io apro questo, diciamo, excursus che sarà abbastanza veloce sul problema, anche sperando di dare questa percezione del rischio in cui è esposto il nostro patrimonio storico-culturale, architettonico, e perché è eroso dai terremoti. Noi dimentichiamo questo aspetto di erosione e pensiamo di avere un patrimonio inestinguibile. Questa immagine che vedete riguarda Ferrara, novembre 1570, un terremoto molto importante. Sappiamo che l'Emilia è stata da poco colpita, quindi un po' un omaggio a questo passato documentatissimo sui terremoti dell'Emilia. Ma perché la storia? Ecco, se tanto per inquadrare il problema, se noi, perché spesso la sismologia è sempre presentata come un settore soltanto strumentale in cui la tecnologia più alta conta. In realtà la sismologia ha due anime e la sismologia storica è l'altra metà del cielo. Vediamo perché la storia poi viene applicata in modo così forte, diventa un dato scientifico. Se noi usassimo solo i dati strumentali, noi avremmo 30-40 anni di conoscenze sismiche, ed è quel quadrettino sulla destra che vediamo.
La sismologia storica apre, l'approccio storico consente di aprire una finestra temporale importante, purtroppo anche troppo corta, perché le dinamiche che controllano i terremoti, che sono dinamiche geologiche, cambiano nei milioni di anni. Quindi se noi conosciamo 2000 anni di attività sismica, anche in modo, ovviamente nei secoli, dagli ultimi 5 secoli molto bene, prima in modo più sporadico, abbiamo l'immagine di quello che avverrà nei prossimi secoli e non si sfugge perché per la Terra è un presente. E con l'archeologia si possono aggiungere dei dati e la paleosismologia aggiunge qualcos'altro esplorando nelle dislocazioni sui suoli. Quindi si gioca sulla scala del tempo. Ecco, i dati strumentali sono comunque importanti. Se noi usassimo solo i dati strumentali conosceremmo 25 terremoti, però vedete l'importanza perché nel Basso Tirreno questi sono localizzazioni di epicentri avvenuti negli ultimi 2 anni a diverse profondità, nessuno si è accorto, le persone non hanno percepito niente, ma noi vediamo dagli strumenti che c'è un'attività sismica in corso elevatissima. Questo può essere detto anche per altre zone d'Italia, quindi il dato strumentale è una forte componente, ma dell'attività in corso. Ecco, quei dati storici, questa è la carta degli epicentri noti dal mondo antico al XX secolo. Siamo ben consapevoli di aver perso molti eventi e quindi questa è un'immagine in difetto. Sono 198 i forti terremoti, quelli che noi chiamiamo le grandi bestie, ma ci sono ben 34.000 scosse note di tutte le intensità classificate e localizzate. Quindi l'asse temporale e la georeferenziazione sono gli assi portanti di questa banca dati. Quali sono le fonti? Molto velocemente. Intanto l'analisi dei contesti storici, economici e culturali, perché noi dobbiamo lavorare sul lungo periodo. I modi dell'abitare, e vorrei soltanto dire che in Italia, per esempio, non esiste un atlante delle tecniche edilizie o delle periodizzazioni, quindi ogni volta noi ci imbattiamo in grandi buchi di sistematizzazione dei dati storici, perché c'è una sorta di polverizzazione e l'ambiente, diciamo, storiografico italiano fa molta fatica a creare degli strumenti di compendi. Poi le fonti vengono dalla memoria individuale, quindi cronache, lettere, diari di qualsiasi genere. A questo punto di vista siamo un bellissimo popolo di grafomani, i sismologi storici fa molto comodo, siamo invidiati da tutti i nostri colleghi degli Stati Uniti o di altri paesi. Poi, ecco, soprattutto questa memoria delle istituzioni, sono le fonti archivistiche, le fonti amministrative, giuridiche, fiscali, e questo è stato il salto che hanno fatto queste ricerche a partire dagli anni Ottanta, anche grazie alla presenza di poteri così diffusi sul territorio. Poi le osservazioni scientifiche coeve, quindi dai filosofi naturali alle scienze positivistiche, sono fonti più difficili da adoperare perché sono filtrate da quadri cognitivi e teorici. Poi l'iconografia e la cartografia storica, questo per dare un'idea della varietà enorme di fonti. Ecco, nel 2009 è stato finalmente pubblicato il primo, chiamiamolo handbook, guida, manuale di sismologia storica, che ho fatto con un mio collega americano, pubblicato dalla Cambridge University Press. E devo dire che un po' mi dispiace che in Italia non sia molto noto, perché è il nostro metodo che ha fatto questa disciplina, è considerata una neodisciplina ormai in tutto il mondo, e noi stentiamo invece ad avere questo dialogo con gli ingegneri, con gli storici, con gli archeologi. Allora, il catalogo dei forti terremoti ha avuto una prima edizione nel 1995 come volume cartaceo con un CD-ROM che rappresentava la banca dati e c'erano i grandi 346 forti terremoti. Poi ha avuto un'altra edizione, qui non è segnalata, ma nel 1997, poi nel 2000 si sono quasi raddoppiati, nel 2010 sono 1257.
E la cosa che interessa è che nel 2007 la banca dati ha avuto una trasformazione anche semplificata in un sistema GIS ed è stato messo in rete per poter consentire interrogazioni di tipo geografico. E i siti classificati oggi, cioè i paesi che hanno avuto una classificazione su base storica per gli effetti subiti, sono 4.607, sono ormai quasi 50.000 le fonti memorizzate. E invece questo grande archivio di fonti memorizzate non è disponibile in rete, però può essere consultato se uno fa una richiesta, quindi esce allo scoperto e dice anche perché lo vuole consultare. E questo per evitare che ci siano anche delle... a noi, nel nostro ambiente, serve per dimostrare il processo interpretativo di questi dati, quindi tutto deve essere trasparente. È una banca dati che è stata molto saccheggiata, devo dire, nel bene e nel male, quindi le fonti possono essere consultate solo su richiesta. Questa è, diciamo, con un brutto neologismo, la videata. Se uno fa la richiesta in rete, il catalogo dei forti terremoti è oggi una banca dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Vedete che c'è anche una parte del Mediterraneo, soltanto dal mondo antico alla fine del XV secolo, quando poi cade Bisanzio, si frantuma tutto, come sapete, quindi sono poi le storie dei singoli stati che devono proseguire, però finché c'è stata questa unità l'abbiamo studiata, invece per l'Italia arriva fino al XX secolo. Qui velocemente per far vedere il processo di interpretazione, quindi ci sono le fonti storiche, non so se si vede perché mi sembra che... almeno io vedo molto bene, velocemente uso questo bellissimo puntatore. La demografica, la localizzazione e la descrizione degli effetti, l'impatto sociale, economico e culturale, la ricostruzione, quindi sono suddivisi in pacchetti informativi sintetici per poterne consentire la visione complessiva, sempre ricordando che c'è un archivio di fonti invece memorizzato. E ho dimenticato di dire che ogni fonte, che per forza non è memorizzata in modo molto ampio, però è sempre una selezione, nel testo originale ovviamente, ma corrisponde con un codice lega al microfilm completo del testo. Questo ci ha consentito di avere anche un grande archivio microfilm delle fonti, che è stato utilissimo per poter fare controlli o verifiche. Poi quindi si passa a una parte interpretativa che seleziona i precursori, le descrizioni degli effetti sul mondo costruito, gli effetti sull'ambiente naturale, la cronologia delle scosse. Quindi si cominciano a costruire delle immagini territoriali. Questi effetti possono essere anche a scala urbana, infatti abbiamo costruito molti scenari sismici del passato, a scala urbana vuol dire andare poi a scala di edificio, quindi ricomporre gli impatti in piccole aree, e poi si passa alle elaborazioni numeriche. Negli ultimi 10 anni abbiamo individuato un algoritmo che ci consente di calcolare l'epicentro, la magnitudo equivalente, ovviamente siamo in periodo non strumentale, o c'è solo una piccola sovrapposizione strumentale, ed è importantissimo poter paragonare i terremoti nel tempo. Solo così abbiamo potuto capire la sismicità italiana, quando abbiamo potuto avere questi parametri. Ecco, penso che poco dicano le carte degli epicentri, molto di più alcune mappe che vi faccio scorrere velocemente. Questi sono i siti che in Italia hanno avuto effetto di settimo grado. Sono 4.509, vedete che interessano quasi tutta l'Italia, e gli effetti di settimo sono già distruzioni notevoli.
sono impatti considerevoli, ma se noi alziamo il livello, questo è l'ottavo grado, vedete che si diradano, ma insistono molto dal nord-est, lungo l'Appennino, vedete la Calabria come si addensa, la parte nera, diciamo, di questi punti di danno. Se alziamo ancora il livello, questi sono i noni gradi, vedete che si disegna proprio la geografia sismica più importante, che va dal nord-est, tutto l'Appennino, in particolare centro emiliano, ma vedete che ci sono dei noni gradi anche nella pianura padana, e ancora l'Italia meridionale. Decimo e undicesimo sono le distruzioni pressoché totali, e ci sono ben 570 siti che hanno avuto effetti di questo livello, e ricordiamo sempre che sono dati in difetto. E vediamo che rimane l'Appennino, il centro meridionale, la Calabria, una parte della Sicilia. Beh, che cosa significa tutto questo? Tanto vediamoceli un po' nel tempo. Qui sono rappresentati dal 200 avanti Cristo al 1000. Per noi andiamo sempre di 1000 in 1000 adesso. Poi il 1000 per noi è una cesura, ma semplicemente fittizia. Noi conosciamo di un certo peso, ovviamente a partire dall'ottavo grado, quindi i terremoti più piccoli che non sono rappresentati, sono 27 terremoti importanti. Dopo il 1000, beh, li vedremo dopo, vi faccio una considerazione rispetto alle carte che ho fatto vedere prima. Noi conosciamo quindi 8.830 ricostruzioni. Quindi le ricostruzioni, i beni vulnerati, gli abitati vulnerati sono stati tantissimi, e chiaramente storicamente noi abbiamo perso la percezione di questo problema. La nostra cultura, la nostra società non trasmette nessun manuale di storia, nessun manuale di storia economica questo dato, che vediamo invece quanto le comunità locali per certi periodi hanno trattenuto questo ricordo. Vedete sulla sinistra la rappresentazione di un terremoto del 1348, addirittura con gli effetti di frana, fino ad arrivare alle fotografie, alle immagini più sconvolgenti. Ecco, qui vediamo i terremoti dal 1000 al 2000, quindi questo millennio, e diciamo che dal 1600, sono 227, sempre a partire dall'ottavo grado, quindi dai livelli più alti di impatto, possiamo considerarli abbastanza completi questi dati. La serie storica, vedete che è densa di un po' tutti i generi di gradi. Prima sappiamo che ci sono dei buchi, proprio dovuti anche alla perdita delle fonti di informazione. Ecco, qui li rivediamo sotto un'altra forma, paragonando a sinistra i terremoti antichi e alto medievali fino al 1000, e per l'ultimo periodo qui sono rappresentati gli 88 più grandi terremoti degli ultimi 500 anni in pratica. E vediamo che possiamo dire di aver avuto un forte terremoto circa ogni 5 anni e mezzo su tutto il territorio nazionale. E io qui ho messo qualche immagine, anche perché sapendo che sono tra storici dell'arte, per cercare di vivacizzare, è sempre stato rappresentato come un momento, il terremoto è un momento di cesura, di perdita della quotidianità, dell'abitabilità, e anche in città che non hanno un grande immaginario sismico come Siena, 1467, vediamo che sono le tende, qui è rappresentato da Simon Martini nella tavoletta delle Bicherne, che è un documento fiscale ufficiale, e proprio la città ha avuto danni di circa settimo ottavo, quindi non crolli vistosi, ma fu resa inabitabile, quindi le baracche, le tende, come una cesura della vita urbana. E sotto è Bologna 1504-5, un particolare di un disegno, anche qui dove le capanne, queste tende sono, e la disperazione degli abitanti rappresentano questi momenti di grande cesura. E questa è Firenze, un'altra città, faccio vedere, città che noi non immaginiamo, sismiche. Nel grafico sono rappresentati i terremoti con danno e senza danno, e nella mappa gli effetti maggiori localizzati. Ci sono soprattutto due terremoti, 1453 e 1895, l'ultimo ha fatto moltissimi danni.
ahimè, dimenticati. Questo è Palermo, quindi il discorso di scenari urbani che ci consente di conoscere anche le parti più vulnerabili oggi della città, quelli che sono a maggior rischio sismico. Ecco, questo è Bologna, quindi ve li faccio scorrere anche per dare l'impressione di come questi dati abbiano ricadute poi su vari piani. Questa è un'immagine interessante perché è un terremoto emiliano di Argenta, 1624, e qui vediamo i campanili di cui oggi, in questi mesi, si è tanto discusso, i campanili che cadevano, che venivano ricostruiti, uguali, danneggiati, e quindi la ripresa della città era sentita come un obbligo, un dovere. Le città vivevano perché c'erano le persone. E addirittura nel Medioevo, quando L'Aquila è stata colpita nel 1349, il signore della città ha chiuso le mura con delle staccionate per impedire che le persone scappassero, al contrario di quello che sta succedendo purtroppo nei nostri ultimi tempi, quindi perché si sapeva che se le persone rimanevano, le città vivevano. E noi rischiamo di avere invece delle città abbandonate, anche in Emilia c'è un po' un rischio di depopolamento. Ecco, poi vediamo che nel tempo c'è una grande cura per gli effetti dei terremoti, ci sono perizie del Granduca degli ingegneri del Granduca di Toscana, più che gli architetti erano questi ingegneri, gli interventi riguardavano, vedete con quante precisione, anche le crepe, le lesioni venivano documentate, coi costi economici, quindi c'era un sapere tecnico di altissimo livello che oggi ci consente di poter rivalutare e di conoscere questi terremoti. E l'arte anche ha fatto tanto per lasciare dei segni di memoria di questi eventi. Questa è una rappresentazione barocca, tragicissima, del terremoto del 1693 della Sicilia orientale, che questa è la sua mappa di effetti sintetizzata. E qui quella poi che ha dato origine al grande progetto delle città barocche, questa è la Noto, costruita a 12 chilometri dalla Noto vecchia. Però c'è da dire, sì, a noi piacciono queste ricostruzioni da vedere esteticamente, ma sono di grandissima fragilità, perché erano progetti realizzati in tempi stretti con l'accaparramento degli appalti, come poi è successo per tutti i secoli, documentatissimi, e si costruiva male, molto male, e in modo fragile, in modo non attento, e terremoti successivi poi buttavano giù completamente. E adesso, per dire, la Sicilia orientale non è ancora stata collaudata da un nuovo terremoto di questa grandezza, ma noi sappiamo che altre aree sì, per esempio dopo la crisi sismica del 1783, eccola qui, che è fatta di 5 terremoti in 2 mesi, perché l'Appennino ha questo carattere di raccorpare dei terremoti in tempi molto vicini. E sono crisi sismiche che, se ci ricapitano, io credo che anche, altro che spread, voglio dire, chissà cosa succede, perché sono terremoti di alta energia ravvicinati nel tempo e nello spazio. E ognuno si porta dietro centinaia di scosse, di aftershock. Quindi sono delle importantissime cesure. In questa crisi poi venuta è la generazione dopo il terremoto di Lisbona nel 1755, quindi c'era una grande sensibilità a questo problema e diede poi luogo anche a un progetto. E vediamo che intanto i danni, e qui sono le grandi rovine di Seminara che sono rappresentati, i nostri beni culturali tantissimi sono spariti, chiese completamente scomparse, monasteri, torri, castelli. Ogni grande terremoto si è portato via delle grandi fette del nostro patrimonio storico-artistico. Qui un'altra immagine, qui è Soriano Calabro, oggi sono ancora conservate queste rovine e credo che abbiano una funzione di memoria molto importante. Ecco, qui seguì il progetto delle città nuove, quindi anche per l'urbanizzazione, oltre agli spostamenti dei siti, le città nuove poi hanno, soltanto in parte poi realizzati questi progetti, hanno comunque implicato l'abbandono di siti precedenti. E devo dire che il sito abbandonato è per l'Italia, come però per l'area mediterranea in genere, un carattere del paesaggio. Noi abbiamo una grande tolleranza alle rovine,
e questo succede all'Italia centro-meridionale in giù, al sud, al nord c'è un'altra cultura diversa, c'è un'intolleranza delle rovine, vi ricordate forse il terremoto del Friuli, la gente andava sabato e domenica a ricostruire la propria chiesa perché c'era una sorta di intolleranza. Invece la rovina fa parte del paesaggio centro-meridionale e dell'area mediterranea e questi progetti di città nuove hanno creato tanti siti abbandonati che saranno, in parte sono già oggetto di studio da parte di archeologi, ma siccome questo abbandono dei siti continua regolarmente nei secoli in Italia, lo saranno anche, penso, per gli archeologi fra 500 anni, si divertiranno a vedere questi siti, monumenti. La storia dei terremoti si intreccia a volte con dei monumenti, questo è un caso che vi faccio vedere velocemente, la chiesa di San Nicolò all'Arena di Catania, in sezione. Ecco, analizzandola dentro con gli storici dell'arte, con gli architetti, abbiamo individuato tutti i punti di mobilità, diciamo, dentro la storia costruttiva di questo grande edificio in cui due terremoti, 1818-1848, hanno fatto dei danni e costretti a volte anche al cambiamento del progetto. Abbiamo visto che c'erano delle debolezze strutturali già nell'edificio, che i terremoti accentuano, come sempre, è la parte debole degli edifici, dell'edificato, che crolla. Ecco, poi un grande terremoto, volevo far vedere tutto ciò prima dell'Unità d'Italia, poi faremo rapidamente un bilancio degli ultimi 150 anni. Questo è l'ultimo grande terremoto prima dell'Unità d'Italia, 1857, colpita tutta la Basilicata e la Campania meridionale. È un terremoto di magnitudo 7 e Messina è 7,1. Di magnitudo di questo livello ne vengono in Italia circa 2 al secolo. Quindi vedremo che non è l'eccezionalità della magnitudo a creare disastri, ma è quanto è costruito e come sopra. Ecco, anche qui sempre questi ingegneroni, questi sono i vecchi ingegneri del Real Genio Civile, disegnavano tutti i quadri anche fessurativi delle chiese. Questo è molto importante perché mostravano di sapere benissimo il comportamento delle strutture e la loro debolezza. Alcune immagini, perché sembrano, questo è del Padula 1857, il grande convento di San Francesco, e noi possiamo constatare anche lo spessore dei muri e la qualità di questo edificato. Ma vediamo gli ultimi 150 anni. Perché? Perché è la nostra storia, è la storia dell'Italia. Tutti questi dati sono possibili perché è esistita questa ricerca, gestita da una banca dati, così diciamo a multi utenze in un certo senso. Ecco, questi sono i terremoti semplificati, perché ci sono solo gli effetti dal settimo in su, quindi non si vedono tutti i sesti, i gradi intermedi, avvenuti dal 1861 al 2011. Noi l'abbiamo fatto, questo studio, che è un libro anche disponibile, per i 150 anni d'Italia, era stato sollecitato anche da Napolitano, che era stato ministro dell'interno durante il terremoto del 1997, poi ve lo dico velocemente come un aneddoto per me buffissimo, quando abbiamo chiesto le bandierine, che c'è un comitato apposta che dava le bandierine, no, il simbolo dei 150 anni, ce l'hanno rifiutato. E noi abbiamo detto, ma come mai ci rifiutate? Siamo un istituto di ricerca. Sì, perché non state celebrando niente, questa è una storia che non è simpatica da vedere in giro. E in effetti vedere questi 34 disastri sismici, con tutti i dati, con tutti gli effetti elencati, è un po' un pugno nello stomaco. Ma che cosa ci dice? Questa è una carta, ci dice che intanto nei 150 anni ci sono state 1560 località gravemente danneggiate, di cui 10 città capoluogo, almeno fino all'ordinamento attuale. Quindi quest'idea che il terremoto colpisca solo paesetti di montagna, roba del genere, è completamente falsa. Inoltre ai 34 disastri sismici ci sono anche 86 terremoti di poco minore a quello che noi abbiamo definito un disastro sismico, o perché il territorio è più limitato, perché il grado è un pochino più basso. E poi ci sono le due guerre mondiali, questo per dare un'idea del
tartassamento incredibile che ha avuto il nostro patrimonio edilizio, sia civile, diciamo abitativo, sia quello specialistico e dei centri storici. Ed è impressionante perché in una situazione del genere la nostra cultura non trasmette niente di questa memoria. E annulla completamente, ed è siamo l'unico paese industrializzato, sinceramente non so fino a quando, ma così ci classificano ancora, in area sismica, che non ha dato una risposta condivisa, stabile, diffusa al problema sismico. Abbiamo avuto un legislatore che ha legiferato moltissimo in modo spesso confuso, contraddittorio, a fronte anche di una grande debolezza istituzionale. Così sono ancora delle macerie che noi possiamo vedere per un terremoto del 1887, di chiese rovinate, altre chiese, vedete anche indicato con la freccia rossa una catena che evidentemente era un tentativo di consolidamento di un terremoto precedente che era senz'altro quello del 1830. Qui siamo ancora in Liguria, dove ancora sussistono a sinistra e Bussana Vecchia. E ecco, poi abbiamo condotto delle analisi che io ho chiamato questa sezione particolare delle anamnesi sismiche per monumento, cioè è importante capire la storia. Qui abbiamo messo un esempio fra i molti, un paragone fra il terremoto del 1831 e quello del 1887 in uno stesso edificio, e vediamo che si riaprono le stesse lesioni, quindi che c'è una risposta stabile perché ci sono delle debolezze strutturali su cui si potrebbe intervenire. Il prossimo terremoto rifarà danni molto simili. Quindi in queste schede noi creiamo questa memoria degli effetti già subiti, che è un dato importantissimo, infatti l'abbiamo fatto assieme all'Istituto Centrale del Restauro, per chi deve intervenire, per i restauratori, per i conservatori. Qui vedete tracce di catene in questa edilizia sempre ligure, che è stata molto ben studiata. Qui vediamo un terremoto, una foto rara dell'archivio Siberg di Jena, di un paesino della Calabria, Seminara, 1894. Interessante perché la Calabria, che è una terra molto sismica, ha una sorta di memoria nell'edilizia. Vedete l'angolo, non so se potete, se si vede, c'è un angolo molto rinforzato. Però che cosa sono crollati? I tetti, i solai, le travi sono debolissime, non sono innescate bene nelle pareti portanti, e anche se i muri sono molto larghi, è crollato tutto l'interno praticamente. Questi sono danni tradizionalissimi. Poi il 1905, qui lo vedete in forma puntiforme, per darvi un'idea come per costruire quelle sorte di nuvole colorate che ho fatto vedere prima, occorre un riferimento territoriale. Qui ci sono 827 siti classificati. Sulla base di queste classificazioni, un apposito programma mostra queste immagini poi più così d'impatto. E qui c'è anche il maremoto, che per alcune zone italiane sono correlate ai forti terremoti. Ecco come erano ridotti i nostri paesi. Qui vedete Parghelia, proprio per questo terremoto del 105. Noi abbiamo un patrimonio di fotografie straordinario, unico al mondo, che comincia col 1857, che vi ho fatto vedere prima, della Basilicata, che è stato il primo reportage al mondo su un terremoto. Cioè abbiamo dei primati straordinari che a noi servono moltissimo, però si stenta a diffondere questa cultura del disastro. Questo è il 1908, di cui possiamo avere appunto questa immagine sintetica, che viene dopo una serie di terremoti precedenti. E quindi noi lo ricordiamo sempre come il terremoto di Messina, perché Messina è una città mercantile, importante, moderna, ma il tributo più grande in danni l'ha pagato la Calabria, perché aveva avuto questi terremoti precedenti che avevano dissestato il patrimonio edilizio, danneggiato, non ricostruito, e quindi dobbiamo immaginare che ci sono state diverse generazioni di calabresi che sono vissuti in situazioni di instabilità abitativa totale. Poi le grandi immigrazioni dalla Calabria sono cominciate col terremoto del 1894 e sono proseguite per questa
terribile situazione non risolta della sismicità. Una sintesi, adesso vedete i 34 in forma cronologica, questi 34 terremoti, e quindi è uno ogni 4-5 anni, se teniamo conto dei 150 anni, 5 maremoti, e poi gli 86 terremoti che dicevo prima, un po' meno distruttivi. E vedete da questo grafico, se potete osservare, c'è una sorta di rallentamento. Dopo il terremoto del 1980, che è l'ultimo gruppo fisso, ci sono alcuni terremoti molto radi. Che cosa significa? Non significa che i terremoti non verranno, purtroppo, ma se noi guardiamo come si distribuiscono le magnitudo, cioè la trasformazione in energia, in valori energetici dei terremoti in cui abbiamo classificato le intensità degli epicentri, vediamo che si raccolgono per crisi sismiche, e questo è un dato accertato in tutto il mondo. E la parte centrale riguarda l'inizio del Novecento, poi abbiamo questa ultima crisi del 1980, poi terremoti piccoli, tra un grado e l'altro. Voi sapete che è una scala logaritmica, c'è un fattore 10 di differenza tra un punto e l'altro di magnitudo. Vedete che i terremoti sono piccoli, però noi abbiamo avuto dei disastri importanti. E che cosa significa? Significa che noi stiamo aumentando il nostro rischio. Perché? Dunque, intanto le macerie nel tempo sono state riusate, accumulate. Poi le zone delle città o dei paesi dove sono messe le macerie sono state poi edificate, quindi hanno aumentato la vulnerabilità dell'abitato. Poi la qualità dell'abitato storico è in peggioramento perché sta invecchiando, nessuno fa niente, non c'è ordinaria manutenzione, e anche poco analizzato in modo preventivo. Un'altra ragione è che si ripetono le distruzioni quasi sempre nelle stesse aree, negli stessi siti, le distruzioni di alto livello. Questo non è perché ci sono dei posti maledetti, ma potrebbe essere un vantaggio perché uno potrebbe avere indicazioni forti su dove intervenire, invece non si fa nulla. Poi c'è un aumento complessivo, quindi, della vulnerabilità, ma anche dell'esposizione, perché noi siamo di più, la scala demografica è maggiore, abbiamo costruito di più anche dove non dovevamo, e quindi il rischio è aumentato moltissimo. Quindi noi in Italia abbiamo una pericolosità media, diciamo, rispetto ad altri paesi come il Giappone o altre parti della Turchia, ma un rischio altissimo. Mentre per esempio il Giappone ha una pericolosità altissima, perché la pericolosità è un fattore naturale, quello non lo possiamo cambiare. Però loro costruiscono antisismico dal 1920, per legge obbligatorio, e quindi il loro rischio è più basso del nostro. Ecco, questa è la situazione drammaticissima italiana, dove stanno anche i nostri beni culturali. Voi sapete meglio di me che il 60% di tutto quello che è, 65% secondo i calcoli, che si definisce arte nel mondo, sta in Italia e sta in una posizione di estrema insicurezza. Allora dovremmo domandarci dove stiamo andando. Il costruito complessivo oggi in Italia è messo panissimo, solo il 15% è costruito secondo norme antisismiche, le quali sono sempre nel tempo cambiate, con numeri diversi, disorientando spesso anche le amministrazioni. Gli ottimisti dicono che forse nei prossimi 20 anni raggiungeremo il 18%, vista la crisi, vista la mancanza di diffusione di cultura in questo senso. Che cosa ne dobbiamo dedurre? Che c'è un enorme, abnorme proprio squilibrio tra la domanda di sicurezza e la risposta di prevenzione. Ora, io chiuderei qui, però vorrei prima dire, se ho un minuto ancora, una cosa a cui tengo molto. Volevo far vedere alcuni dati, ma possiamo anche saltarli. Che si punterà molto per la prevenzione sulla responsabilità degli individui, perché le istituzioni non avranno più lo spazio per poter intervenire nei mezzi. Per i beni culturali, proprio 3 immagini, abbiamo lavorato sulla Calabria, l'Istituto Centrale del Restauro. Questa è la localizzazione dei beni culturali tuttora esistenti in Calabria, forse sono anche di più. Questi sono circa 500 beni localizzati. Ecco, se noi li andiamo a sovrapporre alla carta delle massime intensità già subite,
vediamo che ci sono tanti beni esposti a un rischio sismico altissimo. Questi sono i calcoli di probabilità che nei prossimi 50 anni succedano dei danni in questi siti corrispondenti appunto dall'ottavo al viola, sono degli undicesimi, e vediamo che le probabilità sono altissime che nei prossimi 50 anni avvengano queste distruzioni. Noi poi abbiamo fatto anche per vulnerabilità di edificio, in questa mappa che adesso non riesco a spiegarvi, non l'abbiamo fatto, sono mappe attive che noi abbiamo fatto utilizzando Google Earth, che consente di ampliare, di allargare, di zoomare, dove si vedono la localizzazione di edifici, i colori diversi degli edifici rappresentano il loro grado di vulnerabilità, cioè di come sono messi male, in poche parole, questi edifici che hanno degli elementi di vulnerabilità gravissima, e vediamo che in certe zone molto molto esposte ci sono edifici di grande vulnerabilità. Questo potrebbe essere una guida per intervenire per gli amministratori, per i decisori, però sembra che non se ne facciano niente. Grazie per l'attenzione. Domande, però non vorrei portare via tempo. Sì, ringrazio moltissimo Emanuela Guidoboni per questo panorama a dir poco allarmante che ci ha consegnato. Naturalmente le domande che vengono in mente sono delle domande molto ingenue ai profani, perché insomma c'è un caso in cui l'istoria dovrebbe essere magistra vitae, dovrebbe essere questo, allora ci si chiede com'è possibile di fronte a da quant'è che esiste questo, dall'83 mi dicevi che stanno facendo. È cominciato nel 1983, ecco, un paese ad altissima permeabilità mediatica come il nostro, come possono arrivare di fronte al terremoto dell'Emilia sui giornali notizie per cui l'Emilia non sarebbe zona sismica, dopo che qualsiasi storico dell'arte che si è occupato banalmente di Ferrara presente cosa è successo per decenni interi tra il 4 e il 500. Ma c'è un problema di comunicazione, ecco, fra l'ambiente esattamente. E media, allora, insomma, chiaramente. Che si può fare da questo punto? Di vista, ma io nel mio piccolo mi sono data da fare creando questo piccolo istituto che si chiama Centro Euro-Mediterraneo di Documentazione Eventi Estremi e Disastri, che funziona con il dialogo, è un sito in rete. Però credo che ognuno possa fare qualcosa. Devo dire che l'ambiente scientifico nostro della sismologia è particolarmente arroccato per una serie di ragioni complesse. Non hanno in genere piacere che i dati vengano diffusi, c'è una grossa resistenza, ma in tutto l'ambiente scientifico, non solo quello dei sismologi, a diffondere i dati. Io ne ho fatto una bandiera, cioè i dati vanno resi disponibili, le persone capiscono solo quando conoscono, e questo vuoto che ha creato anche la regione Emilia-Romagna, che si è sempre occupata solo di Romagna, ma è di Emilia, è dovuta anche al fatto che c'è uno snodo di competenze tra lo Stato, gli istituti di ricerca, le regioni, i comuni, per cui non c'è un orientamento, ognuno fa da sé e siamo molto indietro, siamo un paese molto arretrato, appunto, che causa questi gap informativi grave ai decisori stessi. Quindi credo ci sia un sacco di lavoro da fare ed è un discorso che richiede cultura, cioè la cultura dell'informazione e della riflessione, perché i dati scientifici ci sono, le preparazioni specialistiche ci sono, manca la consapevolezza e la percezione del rischio. Domande? Tutti spaventati da questo quadro catastrofico. Io ne avrei, ma non vorrei che passimo ulteriormente, quindi magari rimandiamo alla discussione generale.